Ma io non credo alla storia, vuole andare solo alla Juve. Cioè, là mi sembra tanto di nuovo Criscitiello che cerca di indirizzare Conte al Milan. Mi sembra la stessa cosa. Ma vuole indirizzare Di Lorenzo alla Juve, non so perché. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario, detto il Darion. E oggi, come potete vedere, mi sono fatto una bellissima pelata. Sono diventato un uovo a tutti gli effetti. Allora, ragazzi, oggi è 11 giugno e siamo qui riuniti per parlare di Napoli, ovviamente, di aggiornamenti di calciomercato, perché ieri sera ha parlato Petullà Sport Italia, ci ha dato un po' di aggiornamenti. Prima di parlarne, però, vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale, ragazzi, è totalmente gratuita e attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati. Allora, ragazzi, come ben sapete, le due trattative principali di oggi, cioè di oggi, del momento, ecco, in casa Napoli sono due: Buongiorno e poi la storia di Di Lorenzo. Allora, cominciamo da Buongiorno. Ieri Petullà ha dato aggiornamenti a Sport Italia e ci ha detto praticamente che il Napoli ha presentato un'offerta ufficiale a Buongiorno da circa 30 milioni di euro più 5 di bonus. Il difensore del Torino è per distacco la prima scelta di Antonio Conte per il reparto, ci dice sempre Petullà. Poi c'è anche Hermoso, scusate, come suggestione, per il quale però la trattativa non è stata ancora chiusa e lo stesso calciatore ha anche delle offerte in ballo. Ma Buongiorno è la priorità. Il Napoli, oltre a cash, ha proposto anche la possibilità di inserire una contropartita tecnica, ma Cairo ha risposto con una richiesta da 45 milioni di euro. Vi posso dire la verità? Secondo me sono troppi. Non lo so, ragazzi. Allora, Buongiorno è un calciatore che a me piace, però ho paura che stiamo rivivendo Maximovic. Parlo unicamente dell'aspetto economico perché Buongiorno è 5-6 categorie superiori a Maximovic. Però mi ricordo che all'epoca ci fu una trattativa molto, diciamo, che andò molto per le lunghe e dove noi sborsammo una bella cifra. Ma non mi ricordo onestamente la cifra esatta, però tra i 30 e i 40 sicuramente. E poi Maximovic, vabbè. Giocatore che di livello discreto, che però pagammo oggettivamente troppo. E questa è un po' diciamo, la fine che fai quando vai a trattare con Cairo, perché uno di quei presidenti che cerca sempre di vendere i propri giocatori anche a un prezzo superiore a quello che valgono. Ragazzi, cioè, Petullà ci ha detto che la richiesta è di 45 milioni di euro per Buongiorno. Stiamo parlando comunque di un 25enne, però parliamo anche di un giocatore importantissimo per le liste. E qui apro una brevissima parentesi, ragazzi, sul video che ho fatto ieri. Vi invito a vederlo perché è un video molto importante che ci spiega appunto come funziona poi il calciomercato. Perché le liste sono quella cosa che vanno poi a tracciare la strada per il calciomercato di ogni squadra. Comunque, Buongiorno è un vivaio Italia. E per il Torino è ancora più prezioso, perché è un vivaio Torino, è uscito proprio dalla primavera del Torino e quindi giustamente lui questa cosa la fa anche un po' pesare, perché è un giocatore fondamentale per le liste e quindi io penso che quello possa essere un po' una cosa che va a gonfiare un pochino il valore del cartellino. Cioè, gli italiani in Serie A per una questione di liste sono importanti e quindi i prezzi è giusto, cioè è normale che siano un po' più alti. 45 milioni. Io onestamente non li spenderei perché mi sembrano un po' troppi. Ci ha detto Petullà che il Napoli ha proposto anche cash più contropartite. Sarebbe bello capire quali sono queste contropartite. Potrebbe essere magari Østergaard, che è un giocatore in uscita, ma Østergaard piace al Torino. Si era parlato ultimamente, ecco, di Simeone, che mi era stata fatta anche la domanda sotto nei commenti di qualche video. Il Napoli si diceva qualche giorno fa che aveva offerto soldi più Simeone per Buongiorno. Io, ragazzi, onestamente, Simeone, cioè, se tu vai a dare Simeone al Torino, lo vai a rafforzare molto. Cioè, il Toro con un attacco fatto da Vlasic, Simeone e Zapata, lo aiuti parecchio e lo fai crescere parecchio questo attacco. Io, Simeone, se devo darlo via, lo do all'estero, perché ovunque, a chiunque lo dai, vai a potenzialmente rafforzare una tua concorrente. Se devo venderlo, lo vendo all'estero e farei di tutto per tenerlo, perché un Simeone riserva per me è oro colato, promettendogli più spazio, ovviamente. Però se devo darlo via, lo do all'estero, non lo do al Torino, sicuramente. Quindi io
Non lo so, ho paura che ci sia un Maximovic 2.0. Vabbè, riguardo Hermoso, ragazzi, quella è una trattativa comunque che ci ha detto Orazio al comando di DAZN che va avanti da aprile. Le trattative con i parametri zero, vi ho già spiegato l'altra volta, sono un po' particolari perché è vero che tu non paghi il cartellino, però il bonus alla firma, le commissioni sono un po' più alte quando non paghi il cartellino, quindi lì bisogna un po' vedere. Però ci dicono comunque che la priorità in difesa è questo Buongiorno. Io 30 più 5 mi fermo là, non andrei avanti onestamente. E con l'europeo alle porte c'è il rischio pure che sto prezzo sale. Perché se Buongiorno casomai fa un europeo buono, questo pure che cavolo chiede 50-55. È proprio lì. Ciao, auguri e ci vediamo alla prossima. Detto questo, passiamo a Di Lorenzo. Ieri Criscitiello si è divertito a Sport Italia a parlare di Di Lorenzo. Ragazzi, di Criscitiello, da quando Conte è arrivato a Napoli, proprio si sta divertendo a dire le peggio cose sul Napoli. Diciamo che alla fine non c'è tantissima novità rispetto a quello che già sapevamo. L'unica novità è che Conte ha parlato con Di Lorenzo. Addirittura Criscitiello riporta su Twitter il virgolettato di questa conversazione: devi restare, riparto da te, devono passare sul mio cadavere per cederti. Questo è quello che avrebbe detto Conte riguardo a Di Lorenzo. E ribadisco, avrebbe. Ok. Il capitano ha ringraziato il mister, ma ha ribadito la sua volontà: il mio ciclo è finito, voglio andare alla Juve e ho già informato la società. Questa è l'unica novità. Ok, quindi Conte ha chiamato Di Lorenzo. Di Lorenzo ha detto grazie, ma no, basta, non voglio più restare, voglio andare alla Juventus. Ora, tu puoi andare dove vuoi tu, non mi interessa, vuoi andare alla Juve? Vai alla Juve, non c'è problema. Però, la mia domanda è, cioè, perché proprio la Juve? Cioè, nel virgolettato di Criscitiello c'è scritto, non c'è scritto voglio andare via, dice voglio andare alla Juve, cioè proprio specifico, proprio lì. È qua che un po' mi viene da dire. Ho un dubbio, cioè Lorenzo, ragazzi, allora che vuole andare via lo abbiamo capito perché sarà successo qualcosa di grave. Perché io non credo alla storiella del Di Lorenzo si è sentito offeso quando De Laurentiis ha detto sono tutti cedibili. Io non credo a quella versione. Per me è successo qualcosa di più profondo e di più grave che sembra irrecuperabile. Vuoi andare solo alla Juve? E questa è la mia domanda. Io non credo che sia così. Cioè, per me non è che c'è solo la Juve che vuole Di Lorenzo. Se ne ha parlato anche dell'Inter, se ne ha parlato dell'Atletico Madrid. Parliamo comunque di un calciatore che mo non è che adesso vuole andare alla Juve e diventa magicamente uno scarso. Di Lorenzo è un giocatore di livello, un giocatore di tutto rispetto. Ma io non credo alla storia, vuole andare solo alla Juve. Cioè, là mi sembra tanto. Di nuovo Criscitiello che cerca di indirizzare Conte al Milan. Mi sembra la stessa cosa. Ma vuole indirizzare Di Lorenzo alla Juve. Non so perché. Io questo vedo. Vuole andare via. Si è capito. Ma io non credo che vuole andare alla Juve. Anche perché teoricamente tu da capitano del Napoli dovresti sapere certe dinamiche, no? Se tu passi dal Napoli alla Juve, diventi uno automaticamente che viene odiato, che viene considerato lota, traditore. Poi specialmente da capitano, sta cosa è ancora più grave. Andiamoci con calma sul vuole andare alla Juve. Vuole andare via, ma non credo che sarà la Juve. Poi ragazzi, se va la Juve, pazienza. Almeno da parte mia non ci sarà nessun tipo di rimorso. Io Di Lorenzo lo ricorderò sempre come il capitano che dopo Maradona ha alzato lo scudetto. Quindi fate quello che volete, ditemi quello che volete, ma per me Di Lorenzo rimarrà quello. Sono scelte professionali. Vuoi andare alla Juve? Vai, non c'è problema. Assolutamente. Quindi ragazzi, questo è quanto per oggi. Stiamo ancora aspettando questa presentazione di conto ufficiale alla stampa che tarda ad arrivare, dicono il 26 giugno. Non lo so, vediamo. Ci sono ancora delle cose che vanno completate. Detto questo, ragazzi, io chiudo il video facendovi un attimo un avviso veloce. Da domani inizieranno i video riguardanti l'europeo. Domani uscirà il pronostico mio e di mio padre sull'europeo. Vi avviso già che domani mi vedrete coi capelli perché l'ho registrato ieri. I classici video che ho fatto per il Napoli li riporterò anche per l'Italia. E ovviamente poi in contemporanea parleremo anche del Napoli. Quando ci saranno notizie interessanti parleremo anche del Napoli. Quindi preparatevi perché potrebbero uscire anche due video al giorno
quando capiterà. Ecco, quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo Buongiorno e la storia di Lorenzo. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi che è totalmente gratis e attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, forza Napoli sempre e noi ci vediamo alla prossima. We'll be right back.